un buon cameriere e un cattivo cameriere. Chi ti servirà oggi? Anche se il tuo ristorante ha un leggendario chef, un cattivo cameriere potrebbe rovinare l'intero effetto. Ben ha portato una ragazza nel suo bar. È tutto troppo bello. Tina ha deciso di sistemare le cose. Tempismo perfetto! Kelly sta portando una torta. Tina la fa inciampare e la torta va a finire proprio sul bel viso di Ben. Mi dispiace, Ben. Ecco, ti pulisco. Non ti preoccupare, sarò orgogliosa di finire questa torta da solo. Vuoi un po' di dolce, tesoro? Questi camerieri hanno pensato a un altro scherzo. Hanno incollato una foto stampata di AirPods sul pavimento. Vediamo come reagiscono i nostri clienti. Arrivano! Tutti hanno notato gli AirPods sul pavimento. Qualcuno cerca di prenderli con un piede. Qualcuno prova a staccarli dal pavimento. Che cosa stupida! Sorridi, sei stata beccata! Tim prenderà il tuo ordine! Solo un minuto, tirerò fuori il mio blocchetto! Ci sono così tante cose qui! Manca solo il lavello della cucina! Penso di aver cambiato idea sull'ordinazione! Vado in un altro bar! Ehi, ho appena trovato il mio blocchetto! Dove stai andando? Il nostro onnipotente barista si è innamorato di un'altra ragazza. Questo cupido che mescola le bevande farà colpo a minuti. È fiducioso di essere irresistibile e fantastico. Datemi una coca, ragazzi! Dovremmo ridurre il suo ego. Riveliamo le sue intenzioni oscure. Versa il colorante alimentare nero in una cannuccia nera. Usa una pipetta, sarà più facile. Distribuisci la colorazione dentro tutta la cannuccia. Questa cannuccia colorerà sicuramente il modo in cui il suo bersaglio lo vede. Il tuo ordine! Oh mamma, cosa c'è che non va nella sua bocca? È come se fosse posseduto da Venom. Penso di dover andare via. Ragazzi, cosa mi avete fatto? È il giorno libero di Ben, ma è venuto comunque nel suo bar, dal momento che ha una grande cotta per la ragazza a quel tavolo. Cameriere! Psst, Tin, portale un caffè, lo pagherò io. Non scegliere quello più costoso. Ci penso io, fratello. Ehi, ragazza, ehi, questo caffè è offerto da quel tipo laggiù. Sul serio? Che approccio orribile! Il caffè disgustoso! Psst, Tin, non è felice! Fai qualcosa! Ci penso io, fratello! Non ti preoccupare! Ecco, questo bouquet è per te! Avvolgi i fiori in una sottile tortiglia. Lega il bouquet con dei nastri. Questa giovane donna ama il cibo e i veri signori! Tin ha mantenuto la sua parola. Ora è felice! Ehi, Tin, quello doveva essere da parte mia, serpente! Il cliente vuole pagare con una grossa banconota, ma non prevede di lasciare la mancia. Ha un taglio più piccolo? No, solo soldi veri! Ok, bene, te la sei cercata. Ecco il resto. Buona fortuna a contarlo! Cameriere? Mi scusi? Nessuno mi vede o mi ascolta! Devo attirare l'attenzione del cameriere. Uno stecchino potrebbe aiutarmi. Cameriere, posso ordinare per favore? Oddio, va tutto bene! Che incubo!
Ti aiuteremo subito! Camerieri sciocchi! È solo un pezzo di stecchino infilato nel mio piercing, ma ha funzionato! Che cliente carina! A Ben piace davvero! Oh, il macina caffè! Mi chino un attimo, scusa! Che peccato! Ma la cliente non perde tempo! Metti la banconota in un bicchiere d'acqua, coprilo con una cartelletta e capovolgilo, quindi metti il bicchiere capovolto sul tavolo. Fatto! Ok, cameriere, prova a prendere la tua mancia. Oh no, un altro scherzo! Un acquario con i soldi dentro! Come faccio a tirarli fuori? Ed ecco che arriva Tin, un cameriere molto più esperto. Ha sofferto per molti scherzi ai suoi tempi. Basta girare il bicchiere allo stesso modo. Metti il bicchiere su una cartelletta e capovolgilo. Il denaro è libero. Penso di averlo guadagnato, vero? Ehi, sei un ladro! Ed ecco il mio ordine. Agnello e verdure, finalmente! Cos'è questo? Lo chef ha di nuovo fatto qualche poltiglia strana al posto della cena. È ora di mettersi a dieta, Ben. Lo chef è in ottima forma oggi. Sta preparando il miglior piatto che il mondo abbia mai visto. Michelin, prepara le tue stelle! Questa è la pasta più deliziosa del pianeta! Sarà incredibile su Instagram! Il capolavoro è pronto! Ecco a te! Ma questa subdola cliente non vuole pagare per il suo pranzo! Ha escogitato un piano malvagio! Metterà uno scarafaggio nel suo piatto! Aggiungi il colorante alimentare marrone alla pasta di zucchero. Crea la forma di uno scarafaggio. Fai un disegno sull'addome usando uno stecchino. Definisci la testa e le ali. Attacca gambe e antenne. C'è uno scarafaggio nel mio piatto! Uno scarafaggio? Che importa? È così dolce! Bene, ora puoi mangiare la tua pasta. Buon appetito! Ti porterò il conto. Ho ricevuto un buon servizio, quindi ovviamente lascerò una buona mancia. Spero che il cameriere pensi che io sia davvero generosa. Piega una banconota in questo modo, in modo che tutti gli angoli siano visibili separatamente. Ho ricevuto una bella mancia oggi! Fantastico! Finalmente posso pagare l'affitto! Cosa? È solo una banconota piegata! Che peccato! I miei clienti sanno essere senza cuore! Uno dei vecchi amici dello chef executive è venuto al bar! È davvero lui? Questo ragazzo mi ha rubato la ragazza al ballo! È tempo di vendicarsi! Gli darò il dessert più cattivo del mondo! Aggiungi acqua al purè di patate istantaneo! Aggiungi la gelatina disciolta! Mescola accuratamente. Metti un pezzo di pane nero senza crosta sul fondo di uno stampo triangolare. Premi verso il basso. Versaci sopra il purè di patate. Mettilo in frigorifero finché non si indurisce completamente. Metti le palline di barbabietole sopra la fetta. E versaci sopra la gelatina rossa. Lascia indurire. Questo è il mio capolavoro! La cheesecake più salata del mondo! Cameriere, porta questo a quel ragazzo vicino a quel tavolo, con i complimenti dello chef! Questo è per te, con i complimenti dello chef! Wow, che sorpresa! Che cosa carina! Adoro la cheesecake! L'assaggio! Che cosa? Patate! Non ha il sapore di una cheesecake! Questo bar è terribile! Mi ha rovinato l'appetito! La coppia più carina del mondo è venuta nel nostro bar oggi. Sembrano pronti a baciarsi dalla testa ai piedi. Sono troppo carini. Penso che mi ammalerò per tutta questa dolcezza. Ma i nostri camerieri li rimetteranno con i piedi per terra. Aggiungeremo un po' di calore alla loro relazione e creeremo posate speciali per loro. Strofiniamo forchette e coltelli con il peperoncino.
Perfetto! Ora vedremo la calda passione tra questa coppia felice. Tesoro, lascia che ti imbocchi. Sei la mia dolcezza. Brucia! Aiuto! Dammi dell'acqua! Ora i nostri piccioncini non vogliono nemmeno baciarsi. Ops, mi sa che abbiamo esagerato. Il caffè è già aperto, ma i camerieri non sono ancora arrivati. Oggi la pagheranno per essere sempre in ritardo. Lo chef cambia i nomi dei camerieri sulle loro targhette e inserisce un'etichetta che dice «Lavoriamo in cambio di cibo». Presto, siamo già in ritardo! Più veloce, andiamo al lavoro! Poveri camerieri, non hanno nemmeno guardato le loro targhette, ma per fortuna i loro clienti si sono rivelati davvero compassionevoli. Poveri ragazzi, non avete un sindacato? Ecco, prendi una mela al posto dei soldi. I camerieri sono davvero arrabbiati. Oggi sarà una giornata tesa. Il tavolo 3 deve essere pulito. Per un effetto migliore ho versato dei glitter nello straccio. Su, su, vai! Kelly pulisce il tavolo come al solito. Ma sta per succedere qualcosa di insolito. Wow, ci sono un sacco di glitter! Che tavolo scintillante! Ma lo gestirò rapidamente. Tutti i glitter finiscono sul pavimento e il tavolo è di nuovo pulito. Ben si è addormentato al lavoro. Non avrebbe dovuto. E Tin sta lavorando a uno scherzo con un insetto. Crea la forma di un insetto con l'argilla leggera e attacca l'unghia finta. Attacca antenne e gambe. Colora l'insetto con la pittura acrilica marrone. Fai 10 scarafaggi, uno per ogni unghia. Ho preparato un'invasione di scarafaggi sulle unghie del cameriere. Sono delle dimensioni perfette. Va bene, sveglia! I tuoi clienti ti stanno aspettando, Ben! Ah, che incubo! Ah, che disastro! Gli insetti hanno fatto scalpore nel nostro piccolo bar! Ti sono piaciuti i nostri scherzi da cameriere? Allora facci sapere nei commenti quale ti piacerebbe vedere in un locale. Cheesecake di purè di patate, soldi in un bicchiere, uno scarafaggio dolce o un bouquet in una tortiglia. E non dimenticare di mettere il like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella in modo da non perdere i nuovi scherzi divertenti da Trum Trum!